Non ce la faccio più, così dice al microfono di Rete 8 il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che da anni si batte per la legalità nei quartieri difficili della città di Pescara. Qui continuano a succedere cose e mentre continuano a non succedere altre cose. Sì, qui stiamo nel Bronx abruzzese, qui ci sono clan, criminali, pregiudicati, delinquenti che ogni giorno esercitano violenza nei confronti dei cittadini onesti. Qui vicino c'è anche una caserma dei carabinieri, però purtroppo attività illecite si svolgono ogni giorno. Ma una cosa grave è che questi delinquenti, che io definisco bestie, animali, non sono persone, guadagnano 8.000 euro al giorno con lo spaccio di droga all'interno di abitazioni popolari che detengono abusivamente e quando va bene pagano 15 euro di affitto mensile. Poi ci sono i cittadini onesti, coloro che subiscono, coloro che non arrivano a fine mese. Allora io chiedo da parte di regione e comune, che hanno la responsabilità, di attivare una grande stagione degli sfratti, battere fuori casa questi delinquenti pregiudicati e tutti coloro che non sono abusivi ma che hanno un tenore di vita altissimo, perché qui ci sono persone ricche. Io non ce la faccio più, io pretendo che queste persone vengano sbattute fuori per riconsegnare un po' di legalità e di dignità ai cittadini. Chiedo all'esercito l'attivazione dell'operazione Strade Sicuri, perché ieri sera c'è stato l'ultimo accoltellamento qui al Ferro di Cavallo, Kosovari. E Rom si sono scontrati, clan diversi, quindi qui c'è un'emergenza sicurezza. Siete ancora in albergo da 2 anni? In albergo il 5 luglio sono 2 anni. Io ho una madre di 85 anni, ci sono altre persone che hanno anche altre problematiche e siamo ancora lì. Qualcuno ha avuto la casa, è stata fatta l'assegnazione. Noi siamo una posizione 7 in graduatoria, quindi ci siamo visti scavalcare da tante altre persone. In base a quello che dicono, perché il nucleo familiare era più grande, però insomma, sono persone anziane, persone anche che stanno male, che stanno aspettando. E stiamo aspettando il compimento dell'opera di Via Tronto, che non sappiamo quando finirà, in quanto c'è una sola ditta a lavorare e non abbiamo nessuna comunicazione da parte né della Regione né dell'ATER.